Vi ricorderete sicuramente di questo posto, siamo venuti qui ai magazzini comunali, eravamo già venuti per occuparci del problema dell'amianto, oggi veniamo perché ci sono arrivate tantissime segnalazioni per altri problemi. Ecco, vedete, qui è tutto aperto, è come a Monte Catone, qui chiaramente è tenuto tutto molto meglio. Vedete, questo è uno dei quadri, qui ci sono le chiavi, si può aprire. Adesso andiamo a vedere la leggenda che ci fa vedere queste chiavi a quale mezzo appartengono o a quale stabile. Cioè addirittura l'elenco, c'è lo stadio Romeo Galli, c'è l'osservatorio astronomico, c'è addirittura la chiave per entrare nell'autodromo, senza dimenticare tutti gli automezzi. Avete bisogno di un automezzo, avete la macchina in panne, avete bucato una ruota, perché andare a noleggiare una macchina? Venite qui, prendete una Panda, guardate, aprite, non è difficile. Sono molti dipendenti che ci hanno segnalato come gli automezzi comunali siano stati negli anni rubati. Per quale motivo chi amministra la nostra città non ha pensato di istituire una figura, un custode, perlomeno di mettere una cassaforte, qualcosa per tenere tutte queste chiavi? Adesso vi facciamo vedere un'altra particolarità. È una struttura di 3 piani, dove solamente il primo piano è utilizzato con un ufficio, gli spogliatoi e basta. Quando sento parlare i nostri amministratori, i quali dicono tutti i giorni che non ci sono soldi per le scuole, per le case popolari, per i più bisognosi, e poi vedo sprechi di questo genere, guardate, tutto alluminio, tutto vetro, chissà quanti milioni di euro sono stati spesi per questo edificio, perlomeno utilizziamolo. E invece no, i nostri amministratori non hanno neanche la dignità e il buon gusto di utilizzare le opere che fanno costruire. Qui siamo nella sala riunioni, vedete, è un intero piano costato chissà quante centinaia di migliaia, per non dire milioni di euro, di soldi, indovinate chi paga. Ecco, abbandoniamo la sala conferenze, chiamiamola così. Qui vedete, qui, questo probabilmente è tra gli sprechi la cosa più pericolosa invece che ci sia. Perché c'è un quadro elettrico, vedete, 400 volt. Andiamo a vedere i bagni. Per quale motivo il nostro sindaco, l'illustrissimo Daniele Manca, anziché prelevare 100 dipendenti comunali e portarli in un SRL, lascia tutto questo all'abbandono più totale? Le persone in questione che usano quotidianamente questi spogliatoi magari avrebbero preferito degli spogliatoi un po' più sobri, però avrebbero preferito avere la certezza di avere un lavoro fisso negli anni in maniera tale da poter mantenere le proprie famiglie e mantenere anche loro stessi. Il sindaco, ma anche la sua giunta, anziché preoccuparsi di allontanare dal comune dei dipendenti pubblici e quindi metterli in grave difficoltà, si preoccupasse di fare tutto il possibile affinché i mezzi del comune che abbiamo visto non vengano più rubati in futuro, predisponga delle bacheche a prova di furto, predisponga magari la figura di un custode che si occupi di custodire questo immenso patrimonio. Quindi la mia vicinanza va ancora una volta ai lavoratori che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro e poi magari vedono intorno uno spreco e una non custodia di questo tipo. Questo è l'ennesimo esempio che la nostra città, la città di Imola, non solo non è amata, ma non è nemmeno custodita.